Dopo aver parlato della temperanza, affrontiamo ora una nuova virtù cardinale. Ricordiamo che le virtù cardinali si chiamano così perché sono il cardine della vita morale delle persone. La virtù di oggi è la prudenza. In cosa consiste la prudenza? Noi sappiamo che per essere buona, un'azione deve avere un fine buono e deve essere buona in sé, ma non basta, deve anche avere delle circostanze buone. Ecco, la valutazione morale delle circostanze è la virtù della prudenza. La prudenza ha dei nemici. Uno di questi è l'imprudenza, cioè agire senza considerare le circostanze. Oppure un altro nemico che ha la prudenza è la falsa prudenza. In cosa consiste la falsa prudenza? San Tommaso la chiama anche prudenza della carne, cioè è la paura, il non accettare di fare qualcosa di buono, con un'azione buona, con un fine buono, circostanze buone, per il timore di avere delle conseguenze fisiche, ok? Quindi mi faccio male. Ecco, questa è considerata una falsa prudenza, perché lo sappiamo, nell'antropologia tomista viene molto prima l'anima del corpo. Il corpo è transitorio, è accessorio, l'anima invece è immortale. Oggi la virtù della prudenza purtroppo è fraintesa. Il significato di prudenza della società contemporanea è, potremmo dire, addirittura contrario al significato che ha in San Tommaso. Come abbiamo visto in San Tommaso, la prudenza è la virtù che permette di considerare anche le circostanze di un'azione, di considerare se sono buone o meno. Ripetiamo, un'azione per essere buona deve essere buona in sé, deve avere un fine buono e anche le circostanze in cui questa azione si dispiega devono essere buone. Benissimo, quindi la prudenza è una virtù che indica una radicalità nel bene, ok? Oggi sembra che la prudenza abbia un significato esattamente opposto a questa radicalità. Oggi per prudenza si intende il tenere in piedi due scarpe, lasciarsi aperta una via di fuga, non esporsi, non prendere posizione, insomma, avere una posizione ambigua, poco chiara. Ecco, esattamente il contrario del significato della prudenza nell'antropologia classica.